Allora, in poche parole, ora qua esco da Object Mode e faccio una semplicissima cosa. Se tu per esempio fai una cosa del genere, ok? E vedi che si vede abbastanza meglio, diciamo. Texture, tipo luce tipo in questo senso qua. Allora, se tu vuoi, se questa luce qua sotto la vuoi animare, tu basta gli metti single bone. Sì, va bene, anche così. Tanto non ci interessa granché. Vabbè, mettiamolo sull'ultimo. Poi però tu prendi tutti questi qua sotto e li metti. E li devi impiantare con. Vabbè. Fai questo con questo e fai Ctrl P. Vabbè, ho sbagliato. Prima l'oggetto, poi il grosso, Ctrl P, empty groups. Dopodiché prendi il tuo unico osso e questo qua lo chiami gruppo 1. Questo qua lo copi in memoria nel tuo computer e compare qua, gruppo 1. Se tu gli cambi il nome, gruppo 2, in linea teorica dovrebbe cambiare in automatico. Comunque mettiamo 1, dopodiché questa parte va basta che abbiamo selezionato prima, lo assegniamo a questo a 1, weight 1, assegno, basta. Dopodiché prendiamo questo osso e lo possiamo spostare. Possiamo dire anche destra e sinistra e via discorrendo. Possiamo anche fare in questa maniera qua. Ovviamente se tu fai una ossatura migliore di quello che ho fatto io, hai un risultato molto migliore. Però vabbè, era per fare. Visto? Lo sto scalando sotto, non verso la Y, tutto qua. E niente, ti mando questo file. Non so se ci vuoi studiare su, hai voglia.